Allora, come va il tuo lavoro da impiegata statale? Guarda che anche lavorando nel pubblico si può fare ricerca d'alto livello. Dr. Irene Colli. Hai vinto un altro bando? Sì, è il più grande finanziamento che l'istituto abbia mai avuto. Dov'è la mia gallinella dalle uova d'oro? Il marker funziona! Finalmente si potrà vaccinare! Non possiamo permettere che una eccellenza italiana lasci il nostro paese, dottoressa Colli. Sto scrivendo un pezzo sul traffico illegale di vaccini e di virus. Lei sa di essere indagata? Gli scienziati avrebbero diffuso il virus della viaria volutamente. A che scopo? Vendere i vaccini. Il libro mi è stato consegnato marzo 2020. Questo un po' per darti la tara dello spirito nel quale potevo essere immersa io quando ho letto questa storia, di cui conoscevo sicuramente dei tratti, ma non nella sua interezza. Che ti devo dire, sono stata estremamente onorata che abbiano pensato a me per interpretare un personaggio così complesso e così forte. Dall'altro ero molto spaventata perché temevo il rischio di strumentalizzazione. A un certo punto uscire con un film del genere in un periodo come questo, invece dopo ho creduto che fosse in realtà molto necessario, perché rappresenta in maniera estremamente puntuale, precisa e scevra da qualsiasi forma di compiacimento quello che è il mondo scientifico, che troppo spesso viene vessato, troppo spesso viene screditato, troppo spesso viene sminuito. Io ho conosciuto persone che lavorano in laboratorio per uno stipendio piuttosto irrisorio, chiusi in ambienti spesso malsani, angusti, anche per 12-13 ore al giorno, tutto questo per fare una scoperta che ha una ricaduta a livello internazionale sulle vite di tutti noi enorme. E allora mi sono detta, sai che forse è proprio il film giusto, sai che invece credo di aver fatto bene. È stato durante le riprese di una scena nella quale facevamo appunto una scoperta abbastanza importante, sulla scoperta di un marker che avrebbe in qualche modo concesso la vaccinazione di polio, insomma, per la viare la faccio breve, noi attori ci siamo davvero emozionati, perché è incredibile pensare quanto tutto quel lavoro poi abbia una ricaduta così importante sulla vita di tutti quanti gli esseri umani. Cosa è inutile? Ma sai quanti gliel'ho dati di virus miei io a quegli stronzi? A pacchi! Hai i telefoni sotto controllo, attento a quello che dici. Ma tu davvero vuoi restare qua? Giacomo, ce la faremo! È un film di denuncia, è un film nella quale comunque vengono evidenziati e vengono messi un po' sul piatto della bilancia tutta una serie di criticità che appartengono al nostro essere italiani. Mi sono anche un po' stancata di parlare male dell'Italia, perché poi è un paese che amo tantissimo e che credo che abbia in realtà moltissime cose straordinarie. Non ultima, penso, il modo anche in cui abbiamo affrontato il problema della pandemia, un fiore all'occhiello del nostro essere italiani. Però c'è da dirlo, obiettivamente, la burocrazia, la lentezza e anche un certo sessismo, un certo patriarcato all'interno delle fila degli scienziati. Insomma, le donne della scienza, le donne matematiche, se le andiamo a sommare nel corso della storia sono pochissime, perché pochissimi hanno dato fiducia a quello che è invece la testa delle donne, che veniva reputata, come dire, inabile a certe materie, inabile, come se fossimo delle minorate. Quindi insomma si toccano una serie di temi, una serie di spunti enormi, importantissimi di riflessione, senza essere giudicanti, senza essere saccenti, però vengono rappresentate esattamente come sono accaduti, cioè quello che noi raccontiamo è tutto vero ed è incredibile pensarlo.